Bentornati amici agricoltori a Battini Agrinforma. Questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Riprenderemo il 13 di settembre, ve lo comunico già da adesso. Siamo ad Orzinuovi, siamo in campo per parlare di minima lavorazione grazie a questa convention molto importante che è organizzata da Condifesa Lombardia Nord-Est. Giusto Presidente Battini? Voi siete sponsor oggi. Noi è già 3 anni che collaboriamo con Condifesa Lombardia Nord-Est. Questo è il terzo step dei 4 stabiliti l'anno scorso. L'ultimo ci sarà a dicembre con questo convegno nazionale dove appunto parleremo di un qualcosa di diverso dal solito perché parleremo di concime. Diciamo che Condifesa Lombardia Nord-Est è sempre stata orientata alla minima lavorazione. Sono partiti per primi in quest'area con questo tipo di concetto, i risultati ovviamente anno dopo anno stanno venendo ed è ovvio che meglio di questa occasione non ci poteva essere per mostrare le macchine che ci stanno dando ragione direttamente sul campo. E quindi che attrezzature avremo la possibilità di osservare oggi? Allora, innanzitutto l'anno scorso siamo partiti con CLC e con l'IDISM, quest'anno il focus, come ho detto prima, è sullo strip e su come gestire il fertilizzante post concezione strip tillage. Quindi avremo, come vediamo alle nostre spalle, uno spandiconcime con la pesa elettronica che Massimo appunto ha acquistato l'anno scorso per continuare questo progetto e processo di crescita nella sua azienda, e alle nostre spalle abbiamo lo strip till, il Cultistrip di Kernelan, in questa versione a 6 fili a 45, ma adesso usciranno anche tutti i modelli pieghevoli per la coltura del mais, quindi a 8 o 12 fili addirittura. In più la nostra seminatrice Optima V telescopica. Ovviamente per continuare questo processo di crescita basato sulla minima lavorazione è necessario che post passaggio strip tillage, quindi Cultistrip, è necessario avere una macchina di un certo tipo. L'abbiamo predicato, l'Optima V sta dando dei risultati ottimi e quindi è ovvio che dovevamo mostrarla. Tra l'altro in questo campo prove, se così si può dire, l'abbiamo testata con le scuole, se ricordano i nostri amici telespettatori, qualche mese fa, quindi qui è mostrata la macchina, poi che vedranno in campo poi più tardi. Do il benvenuto a Giacomo Lussignoli, presidente di Condifesa Lombardia Nord-Est, e ricordo che è un anno e mezzo che vi siete allargati, prima era Condifesa Brescia, Codife. E allora com'è questo anno e mezzo, com'è andata? Sì, innanzitutto è giusto fare un po' di chiarezza perché ci chiamano in tantissimi modi. Condifesa Codife è lo stesso organismo, è un'associazione di agricoltori, oggi si chiama Condifesa Lombardia Nord-Est, perché come giustamente diceva lei, da circa un anno e mezzo abbiamo fatto una fusione incorporando i territori di Varese, di Como, di Lecco e di Sondrio. Quindi una realtà territoriale più ampia rispetto a Brescia, ma ugualmente importante sia per quanto riguarda l'agricoltura, magari un'agricoltura per certi aspetti diversa da quella bresciana, sia per quanto riguarda gli agricoltori, i soci, le attività proposte ai soci. Insomma, tanto lavoro sempre nell'ottica di informare gli amici agricoltori. Sì, il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità ai nostri 3.600 associati di avere tutte quelle informazioni che possano aiutarli a gestire al meglio il proprio lavoro. Questo attraverso polizze assicurative se parliamo di avversità climatiche, attraverso assistenza tecnica come in questa giornata dove parliamo di avversità delle colture, delle coltivazioni, degli associati e i mezzi e gli strumenti per cercare di combattere queste avversità. E comunque la vostra parola d'ordine è minima lavorazione. Sicuramente noi abbiamo creduto, forse tra i primi in Italia, alla possibilità di espansione di questa attività che storicamente non è conosciuta nei nostri territori ma va sperimentata. Non ci si può buttare, diciamo, a peso morto in un'avventura, va fatta una conoscenza approfondita dei pregi e dei difetti in modo da poter consigliare al meglio l'agricoltore che è disponibile a cambiare o quello che invece per sue motivazioni non accetta il cambiamento o non vuole cambiare. Ambedue le situazioni vanno rispettate, ma ovviamente bisogna dare dei dati seri, concreti, in modo che l'agricoltore possa sbagliare il meno possibile. Quindi un po' prenderlo per mano e accompagnarlo in questo viaggio che comunque ha pregi e anche difetti, perché insomma è un viaggio molto importante. Certo, devo dire che ultimamente più che noi accompagniamo gli agricoltori, sono gli agricoltori che ci chiedono di essere accompagnati perché si sentono particolarmente isolati in un sistema economico e anche gestionale difficile, particolarmente difficile, e quindi avere tramite il Condifesa quegli strumenti, ripeto, che li possano aiutare. Noi nella minima lavorazione abbiamo individuato quel canale di risparmio nei costi di produzione
che, se non per tutti ma per tanti agricoltori, può dare quel valore aggiunto per poter difendersi al meglio dalle avversità. E grazie anche comunque alla collaborazione delle ditte con le quali collaboriamo, che sono qui presenti anche oggi, riusciamo anche a mettere in pratica, in campo, quindi questa è la giornata in campo, questi suggerimenti, queste esperienze. E poi lo mettiamo anche in televisione grazie a questo format. Sicuramente ringraziamo, vi ringraziamo di questo e ringraziamo comunque, ripeto, tutta la realtà agricola, partendo dagli imprenditori agricoli, che credono in queste attività, soprattutto per il fatto che comunque in Italia, lo stiamo ascoltando proprio adesso dai professori americani, esiste una realtà molto diversa da quella di altri paesi, dove invece questa cultura, questo approfondimento parte già dalle università. Quindi è una cultura molto più radicata, molto più professionale e nella quale ci si può adattare meglio. Noi ci dobbiamo attrezzare in questo senso. Grazie mille Presidente Russignoli e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro a tutti. È un dovere ospitare in questa puntata il padrone di casa, Massimo Motti, ormai 8 anni, stiamo entrando nell'ottavo anno, 9? Di minima lavorazione, caspita, ho perso un anno, ormai ne ha viste di tutti i colori. L'anno scorso acqua, quest'anno siccità, come va? Abbastanza bene, tengono abbastanza bene, non abbiamo, diciamo così, un'annata favorevole, però nonostante questi sbalzi repentini di temperatura, va un po' in crisi sui 13 giorni, però sicuramente meno di chi ha fatto una lavorazione convenzionale. Quindi insomma è positivo da quel punto di vista lì, come positivo sono anche le cover, che comunque tu è un concetto, una tecnica che stai portando avanti da tanto tempo ormai. A differenza della minima, la cover quest'anno sta dando degli ottimi risultati, abbiamo delle piante che soffrono decisamente meno lo stress da caldo, direi un buon voto, buona positività. Che semi hai utilizzato? Cosa hai seminato? Mais. Abbiamo seminato mais su prove di cover, graminace, abbiamo seminato anche delle leguminose invernali, abbiamo seminato delle brassicacee e poi abbiamo seminato direttamente del mais all'interno. Insomma, positivo, tecnica positivo. Che comunque consiglia i nostri amici a casa? Sicuramente sì. Va tarata, va misurata, va concepita, sicuramente sì. Va concepita, insomma, ci vuole un po' di tempo, però dopo i frutti ci sono. Grazie Max. Prego. È un onore poter intervistare Richard Edwards dell'Università Purdue in America, quindi insomma direttamente dall'America a Porzi Nuovi, e vorrei fargli un attimino una domanda sui trends. Quali sono i trends per la minima lavorazione? Credo che se si dà uno sguardo al mondo intero, si può osservare un orientamento verso la riduzione delle lavorazioni nei campi. E questo certamente è avvenuto negli anni fa negli Stati Uniti, ma è quello che sta accadendo oggi in Italia per molte ragioni. Primo, non si va ad insistere sul terreno. Si riduce la potenziale perdita di azoto, ma anche delle sostanze nutritive presenti nel terreno. Dunque c'è più conservazione, riducendo le lavorazioni. Ci sono meno problemi di compattazione, perché la compattazione, a causa del movimento delle attrezzature o dell'attrezzatura stessa, può essere spesso un problema. Dunque è una tecnica che ha davvero senso, permette agli agricoltori di risparmiare denaro. Ci sono ovviamente degli investimenti iniziali per le attrezzature, ma a lungo termine noi crediamo che sia la direzione da prendere. Cosa gliene pare della nuova macchina di Kverland, il CultiStrip? Sì, sembra un'attrezzatura eccellente. Abbiamo dato un occhio ed il setup, la disposizione è molto precisa. È sicuramente molto versatile in base a quello che si vuole fare. La cosa bella di un'attrezzatura così è che hai la possibilità di adattare l'attrezzo a seconda di ogni particolare situazione, perché ci possono essere delle differenze nel tipo di terreno, nelle tempistiche di crescita delle colture certamente. Un'attrezzatura così, con questa configurazione, può davvero dare una mano a ridurre i passaggi sul terreno. Grazie e buon lavoro. Ok, grazie, grazie. Amici agricoltori, questa ultima puntata prima della pausa estiva è terminata, però l'informazione di Battina Greenforma non termina, perché noi riprendiamo le nostre trasmissioni il 13 di settembre. Buona estate a tutti e buona agricoltura!
Amici agricoltori, parliamo del nuovo PRSR della Lombardia che premia lo strip tillage. Tenete presente che la misura è la 10104, obbliga l'agricoltore a lavorare non oltre 20 cm di profondità, non mescolare gli strati di terreno, preservare i residui colturali, seminare una cover crop per almeno 2 anni nell'arco dell'impegno. Chi sono i beneficiari? Singoli agricoltori, società agricole e imprese associate, cooperative. Quali sono gli impegni per l'agricoltore? La superficie minima finanziabile è 1 ettaro oppure il 10% della SAU, 6 anni se l'agricoltore fa la domanda nel 2015, 5 anni se l'agricoltore la fa nel 2016. L'importo dei premi, questo è molto importante, 185 euro a ettaro per chi fa lo strip tillage, ma anche chi applica la minima lavorazione, 180 euro a ettaro che si aggiungono ai 185 per chi coltiva le cover crop.